Tanti ce l'hanno ripetuto 150 volte, tanti ce l'hanno ripetuto quante? 200 volte, 300 volte? Come no, vabbè, ci hanno pure fatto il video dissing. Però ragazzi, Salamagna, Salamagna ancora fa delle cose bellissime, Salamagna ancora riesce a giocare benissimo, i supporti ci sono, è l'unico mazzo che riesce a valorizzare molto bene il Cyborgs. Se vuoi mantenerti sul for fun, se ti vuoi mantenere, insomma, su un qualcosa, non da campionato del mondo, non da campionato del mondo, ma che comunque riesca a dirla sua con gli amici nei local, nei regionali, bla bla bla. Ragazzi, Salamagna, Salamagna con giocato con certe carte, che adesso ti faremo vedere, è molto molto buono. Io ho un rapporto particolare con questo mazzo, è stato uno dei mazzi migliori dal punto di vista come possiamo dire, della fornitura boy over. Gli over hanno cominciato a rifornirsi dagli over tramite questo mazzo, veramente è stato veramente successo, possiamo dirlo, no, è stato un successo per voi, per tutte le persone che se lo sono fatto. È comunque il mazzo che ha vinto il mondiale e quindi il suo potere c'è anche oggi. Ma ve lo faccio vedere con delle carte molto interessanti, cominciando da Nightmare Corruption Ibly. Era da tanto che non la vedevamo, ragazzi, però ti assicuro una carta molto molto buona. Perché? Perché va subito al cimitero, ci facciamo tranquillamente Bellings, che sappiamo essere un mostro chiave del Salamagna. Quando va al cimitero fa una cosa molto molto interessante, ma la vedremo, insomma, appena si risolve questa catena, si rievoca direttamente nel terreno dell'avversario, ok, mi segui, e finché è sul terreno il proprietario di questa carta, in questo momento il nostro Oppo per l'appunto, non può evocare mostri, eccetto mostri Link. Era una touch interessante che non si vedeva da un po' di tempo, ma che qui nel Salamagna può essere valorizzato, tanto poi sì, signori, le combo del Salamagna insomma sono le solite. Abbiamo fatto Bailings, abbiamo fatto un altro Bailings per triggerare il Bailings al cimitero, per usufruire del secondo effetto del Bailings che abbiamo, e abbiamo messo sul terreno il nostro level 8 Parallel Exceed, molto molto forte, che ci aiuta a fare dei cyborgs. Si evoca specialmente nel momento in cui Link ammoniamo, quindi evochiamo, mettiamo un altro Parallel Exceed. Vedete, è un extender, appunto un ex molto molto interessante, con cui ci puoi fare delle cose molto molto belle. Ma seguitemi, signori, seguitemi, vediamo come il Salamagna riesce a fare cose bellissime. Allora, lo so, avrei potuto fare altre mosse, ma per il momento ti faccio, a me piace sempre far vedere tutte le potenzialità del mazzo, e qui andiamo a vedere la potenzialità più control, diciamo, che possiamo fare, mettendo Baguska e il tapiro terribilmente stanco. Con Baguska, signori, è una Pasqua. Perché? Perché questo mostro è ancora forte. Perché una volta per turno, durante la stampa face, dobbiamo detacciare un materiale dalla carta. Benissimo. E se non possiamo, la distruggiamo. Benissimo, va bene. L'avversario non può targettare questa carta in posizione di attacco con effetti di carte. Mentre questa carta è scoperta in posizione di difesa, cambia tutti i mostri scoperti sul terreno in posizione di difesa e nega i loro effetti. Con questa carta tu stalli completamente la partita. Vedi? L'avversario ha messo Quagmire in difesa, ha utilizzato giustamente Ibly, ci ha fatto Anaconda, ok, benissimo, potreste dirmi, ok, è facile Link sammonare perché ci fai Anaconda. Nei for fun e nei regionali non credere che tutti hanno Verte Anaconda o Dragoon, non pensarlo, in ogni caso non c'è problema. Paga 2000 l'avversario, fa la sua sacrosanta combo con cui entra Dragoon, ma anche Dragoon, vedete? Posizione di difesa, effetto negato, non può fare nulla. Dragoon potrebbe negare se attiviamo qualcosa, non può farlo. Dragoon potrebbe distruggere ed infliggerci danno, non può farlo, non può assolutamente farlo. Perché si ritrova nel cuore bruciante del Salamagna, che con Baguska, come vedete, fa delle cose belle. L'avversario passa, l'avversario passa e, signori, noi abbiamo tutto il tempo per giocare. Circolo Salamagna, benissimo, limitato ad uno, ma possiamo tranquillamente giocarci. Ci facciamo Sunlight Wolf. Ah, tra l'altro, Baguska è molto, va in sinergia con i nostri Link, perché i Link, signori, non hanno difesa, quindi non possono essere messi in posizione di difesa. Quindi con il Salamagna vedete quanto è utile questa carta e quanto non ci va a dare fastidio, perlomeno neanche troppo. L'avversario utilizza effetto di Dragoon, vorrebbe negare, può solo discardare. Non si applica effetto. E noi possiamo fare tutte le nostre porcate che vogliamo, tutte le nostre combo. Mettiamo Update Jammer. Poi questa insomma è la combo primaria, principale del Salamagna, quella con cui tra l'altro anche Ryan Jebris vinse le ultime YCS. Ricordiamo una partita veramente incredibile. Ah, Ryan perlomeno, vede, mi sta pure a chiamare. Ryan, hey man, uè, how are you, what's up? Proprio burloni questi francesi. E noi abbiamo tutta la possibilità di fare tutto. Tra l'altro, ecco, signori, abbiamo
Abbiamo anche la possibilità di mettere, guardate signori, veramente un cucciolone a Cesco Talker. E qui riusciamo a farlo tranquillamente, anche perché è il boss ideato per questo tipo di mazzo. E non c'è il minimo problema, tra l'altro possiamo anche andare ad utilizzare l'effetto. Andiamo a rimuovere un mostro, andiamo a distruggere, quindi non c'è il minimo problema. Togliamo Dragon, riattacchiamo e poi possiamo fare insomma un casino con i nostri altri mostri. E questo signori, ecco, permettetemi di dirlo, molti diciamo disprezzavano, sì possiamo dirlo, il Salamagna ha avuto proprio un hating nel tempo, proprio legato al fatto che sì ma i mostri sono, hanno poco attacco, poco, intanto il poco attacco è sempre stato compensato dai backrow, adesso li vedremo se riusciamo nella prossima partita, ma hanno risolto il problema con Access Code Talker, che va in sinergia con i link a seconda del rating link della creatura con cui viene plasmato, acquista attacco e come vedete arriva facilmente di minimo a 4.000-5.000, quindi insomma, si può fare bellissima roba. Però signori, tranquilli, seconda partita, non ci fermiamo mai, non c'è problema. Allora, partiamo da quest'altra mano molto molto bella, come vedete sempre degli startini molto importanti, Lady Debug, Gazella, bellissima, abbiamo anche Monster Reborn, in questo caso al bacio proprio, Microcoder, anche questi piccoli mostri ciattolini sono molto importanti, perché poi assommati ti vanno a fare delle cose veramente incredibili, seguitemi. E poi ovviamente altro bene. Salamagna è molto molto importante come mazzo, proprio anche per la carica di trappole a mano che può tenere nel suo corpo. Adesso vediamo Lady Debug starta, importantissimo. L'avversario non gli è capitata una bella mano, possiamo anche dire questo. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. È importantissimo Lady Debug, vedete, perché aggiunge. Poi Bailings, sempre solita combo. Gazzella, riveliamo, mettiamo effetto di Gazzella, anche questo è importantissimo. Andiamo al Cimitero Rage, in modo che potremo riprenderla con Starlight Wolf. Non fatemi ripetere quello che già sapete, signori. Io spero che voi, dopo quasi 2 anni che abbiamo questo mazzo sui denti, lo sappiate. Vedete, cosa molto bella, Microcoder, l'abbiamo utilizzato finalmente. Se un mostro cyberso che controlliamo sta per essere utilizzato come materiale link per l'evocazione di un mostro con Talker, se questa carta è nella mano possiamo utilizzare questa carta come materiale link per l'evocazione. Se questa mano è mandata dalla mano o dal field al graveyard come materiale per un'evocazione link, tutto torna. Che cosa possiamo fare? Sempre di un mostro con Talker, bla bla bla. Possiamo o aggiungere una Signet Magia o Trappola dal deck alla mano, oppure, se questa carta viene utilizzata come materiale, possiamo aggiungere un mostro di livello 4 Cyberso, ragazzi. Quindi signori, vedete come aggiunge, come il Salamagna bene sta rientrando in quelle categorie di mazzo che riescono a fronteggiare qualsiasi situazione, ad avere qualsiasi carta nella nostra mano. Perché poi, ecco, a cosa servono tutte queste scombate? Ad avere comunque mostri fortini, perché io direi 2800-2300 non sono da disprezzare. E poi ovviamente le nostre bellissime backrow con cui far male al nostro avversario. Poi ti trovi facilmente un entrap in mano, poi due backrow, mostri comunque già forti sul terreno. Io penso, una volta che l'hai bastonato tra i denti per 3 volte, io direi che l'avversario poi non possa fare chissà cosa, no? Vabbè, vediamo. Eldritch, ok, effetto di Eldritch, ok, conflitto Signet, benissimo. Vedete Eldritch come sta tranquillo, come sta con la testa abbassata, come riusciamo a controllare. L'avversario pesca addirittura 3 Alistair. Insomma, sotto un certo punto di vista è anche un'ottima mano, se non avessimo insomma tutte le carte per controllarlo. Alistair non riesce ad evocare la sua mecha, ma Eldritch attacca. Vedete signori, ecco, sempre per la serie, ma sono mostri deboli di attacco. Sì e no, perché comunque anche quando vengono attaccati noi abbiamo il nostro protettino nel cimitero. Rimuoviamo Bailings, che tra l'altro ricorda il ritorno del Signore dei Draghi, assolve lo stesso effetto se vogliamo, sì, esattamente come il ritorno dei Dragon Lords per i draghi, e quindi proteggiamo i nostri mostri. Noi abbiamo tutto il tempo nel prossimo turno o di scombare o di fare soprattutto altre evocazioni, vedi il transcode eccetera eccetera, ma non c'è il minimo problema. Mandiamo un'altra Rage Roar, scusate, al cimitero e facciamo ancora lui a Jasco Talker. Ormai è proprio è il VIP di questo mazzo, mostro resuscitato, è l'ora di utilizzarlo direi. Rimettiamo sul terreno la transcode e possiamo chiudere direttamente la partita, togliendo tutti i mostri che ha l'avversario e rinfocillandoci delle backrow per far fuori. Attenzione ragazzi, attenzione, l'avversario ci fa un turnaround improvviso. Sì, scusate, queste cose mi emozionano sempre, anche quando mi trovo queste sediate sulle gengive, questi tacchi a spillo
direttamente nel baricentro. Scusate, sono sempre delle cose emozionanti. Signori, ci utilizzano Drago Alato di Raspermod, una carta perfetta, da molti non capita, ma è bellissima, signori. Lo avete appena visto. Se non avete visto quello che ha fatto, rimettete indietro il video, premete per due volte sulla parte sinistra dello schermo e tornate indietro di 10-20 secondi. Vedete quello che ha fatto. Questa carta, ragazzi, si normal summona sul terreno dell'avversario andandogli a tributare tre mostri. Quando tu vai a tributare, non ce n'è per nessuno, non si può rispondere in nessun modo. È come se tu evocassi un kaiju. La cosa bella, sapete qual è? Già lo sappiamo, quindi andiamo veloci. Torna sul tuo terreno al prossimo turno e non può essere targettato o bersagliato ad effetti di carte o d'attacchi. È bellissimo, no? Il problema è che in deck come questi può essere utilizzata facilmente per un'evocazione Link. Noi ce l'avamo aggiunti Synet Mining alla mano tramite Microcodor. Abbiamo messo Lady Debug ancora e qui ricominciamo. Tra l'altro vedete, signori, questo mazzo come riparte senza nessun problema salamagna. Ragazzi, è ancora veramente un super mazzo. Peraltro, signori, l'avversario era rimasto anche comunque scoperto, quindi avevamo tutto il tempo di avere tutte le carte che volevamo sul terreno. Basta attaccare, attacchiamo lo spin, insomma, la partita va a finire. Vedete, signori, il Salamagna come ancora riesce a resistere, a rielaborare le diverse situazioni e ci fa veramente tanta roba. Salamagna ci piace, ma non c'è problema, terza partita ancora. Per tutti quelli sempre che Salamagna, no, tu ti scripti le partite, fai bla bla bla. Vabbè, scusa. Mi piace a volte ricordare anche gli hater, sono comunque le persone che ci danno più pubblicità, cari over. Se anche tu hai degli hater, ricordali, sono molto molto importanti, tieniteli stretti. Quindi voglio fare a volte un applauso e un saluto anche a loro. Siamo contro Adamantia, signore. Adamantia anche ancora un mazzo veramente bellissimo, che rientra tranquillamente anche in prossimità dei T1. E vedete, già ci ha riempito il terreno, cioè, solo evocazioni speciali ha fatto praticamente Needle Fiber, tra l'altro, che comincia ad evocare. Noi utilizziamo Costogre, l'avversario Quagmire ce lo nega senza alcun problema. Siamo contro un mazzo che non le manda a dire, diciamo, epoca Plague Spreader. Ma noi non c'è problema. Nibiru, via, boom, piazza pulita. Entra Nibiru sul nostro terreno. L'avversario, comunque, vedete, continua. Mamma mia, signori. Onore e gloria ad Adamantipedor. Che, ragazzi, se avete possibilità, fatevi Adamantipedor. Guardate che cosa riesce a fare. Ha resistito a un Ghost Ogre e a un Nibiru, soprattutto. Normalmente, quando si utilizza The Primal Being, è finita, cioè, e poi si passa, la partita, insomma, va in overload da parte dell'avversario, va in superiorità numerica e vince. Signori, è riuscito a fare... Cioè, peraltro, signori, contro Adamantipedor è molto, molto strano utilizzare Nibiru, perché vi ricordo che a Link Spider, molti utilizzano Link Spider, e il token è un mostro normale, quindi fai Link Spider, basta tranquillamente un altro mostro, in questo caso Plague Spreader anche... È stato un mostro veramente molto appropriato per la situazione. Ci ha fatto Vertanaconda. Noi non avevamo più interruzioni. Badate, lui ha aspettato che noi non avessimo più interruzioni. Ci ha fatto Dragon. In questo momento l'avversario ha Dragon, con cui tra l'altro ci spacca Nibiru. Ci infligge 3000 così a buffo. Non può essere targettato, distrutto, indistruttibile. 3000. E in più ogni volta che noi utilizziamo un effetto, una volta per turno può scartare e annullare. È bella roba, ragazzi, io direi bella roba. E quindi un altro esame di maturità molto molto bello. Glielo forziamo tramite Lady Debug. Ok, e utilizziamo Synet Mining. Scartiamo, aggiungiamo la nostra mano Jack Jaguar, Gazzella, riveliamo e partiamo tramite Gazzella. Vedete, signori, ancora Salamagna come gira attorno alle diverse situazioni. È come un prisma che non si riesce a girare e va ai fuscelli al vento, andando a regnare, ragazzi, nel nostro mondo infuocato, che infuoca il Salamagna, dandoci le fiamme della passione di un deck veramente perfetto. Che parte, riparte, vedete ancora una volta Transcode, mettiamo up the jammer, rientra sul nostro terreno. E qui vedete, signori, adesso il Salamagna è forte. Vedete, tre partite su tre Arceus Code Talker, che tra l'altro in una maniera risolutiva per la partita, perché poi quando entra, vedete, 5300, benissimo, attacco, può, tra l'altro distrugge, attacca, benissimo, e vinciamo tramite Arceus Code, perché può attaccare due volte in queste situazioni. Signori, vedete, tanta roba, addirittura passiamo sopra un Nibiru. E io direi che, signori, qui alzo le mani, francamente. Potevo capire, hater, che mi dicevate, vabbè, hai giocato contro un mistone, hai giocato una sola partita, abbiamo giocato tre partite, abbiamo giocato contro tre mazzi, uno più forte dell'altro. Direi che, insomma, tanta roba, ragazzi. E se potete, prendete il Salamagna, perché attualmente, a parte Arceus Code, che, insomma, è prezioso, ovviamente, si vede. Secondo me è un'ottima soluzione, signori, per andare in cassa nei tornei.
con la situazione, insomma, che c'è, magari sì, magari delle fumetterie hanno chiuso, però anche con i vostri amici, signori, questo è un ottimo rapporto qualità-fornitura. Potete fare veramente cose incredibili. Se volete, noi possiamo fornirvelo, signori, sì, ce lo chiedete sempre, noi possiamo fornirvi questo mazzo, tutti i mazzi che volete. Il nostro obiettivo è farvi cominciare o ricominciare a giocare a Yu-Gi-Oh! Quindi, se volete, a noi ci fa assolutamente piacere, te lo mandiamo direttamente a casa tua, pronto per giocare, pronto con le bustine e tutto. Se vuoi, scrivici su Instagram, guarda sotto qui in descrizione per tutti i link e tutte, insomma, anche se vuoi entrare nel gruppo dei campioni over, il nostro gruppo di coaching in cui ci sono ormai centinaia di studenti che ogni giorno apprendono da noi combo, deck, insomma, riforniamo anche carte, signori. Instalamagna, bella bella roba, sono contento di aver fatto di nuovo un video su questo deck. Forse lo stanno lasciando un po' nel dimenticatoio e questa è un'arma che puoi sfruttare perché le persone non se l'aspettano. Non se l'aspettano, tu lo utilizzi e vinci. Direi. Il conto torna, no? E allora, speranzoso di darvi tante altre possibilità di vittoria, noi vi salutiamo e vi diciamo quello che vi diciamo sempre. Ci vediamo domani. Stay over, stay over, stay over. Raga, state attenti perché oltre al Salamagna infuoca la situazione anche la pandemia che c'è di fuori. Quindi attenzione, mettetevi la mascherina, state attenti, solite cose, tranquillo. State over anche salvaguardando gli altri. Un saluto.